tutti ragazzi e bentornati su Prodigy. E benvenuti nel primo di una serie. Adesso non so quanti ne facciamo, due o tre, vediamo. Vedremo, infatti, però in particolare questa serie di video ce la chiedete da veramente tantissimo tempo e abbiamo avuto modo nei mesi di svilupparla, studiarla un po' meglio, diciamo, per non darvi un'infarinatura un po' sgradevole di informazioni, e quindi abbiamo deciso di rimandare, ma finalmente adesso ci siamo. Esatto. Parliamo di impostazioni fucking grafiche. Esatto, finalmente ce l'abbiamo fatta. Partendo però dal dirvi che abbiamo già realizzato, non troppo tempo fa, due video sull'anti-aliasing, per cui ragazzi sono abbastanza approfonditi, andate a recuperare, vi lasciamo qua nelle schede, sono, no, vabbè, lo sapete. Che comunque sono ancora validi tuttora, perché non essendo troppo attempati, chiaramente ricalcano il concetto di anti-aliasing nella maniera attuale, quindi assolutamente. Potete assolutamente ricalcarli, e quello è già un primo, una prima coppia di video, una coppia di tre. Formate le coppie di tre, come diceva il grandissimo Ciccio Graziani. Uno piacere al... Ah no, quello era un altro. Un mi piace se seguivate campioni del lontano 2003. Campioni del cuore. Il parametro fondamentale, sì, ma un po'... No, esagerato, no, è fondamentale. Ma non è l'unica cosa che conta. È sì importante, non l'unica cosa che conta. La cosa che chiaramente ci fa trattare questo parametro come primo è chiaramente il fatto che da questo dipendono tante cose. Dipende sia la gestione di tutte le altre impostazioni, sia la scelta del monitor, sia la scelta della scheda video, perché chiaramente dovete scegliere in base alla... E dillo! Ah, alla risoluzione. Di solito ogni generazione di videogiochi ha uno scalo di risoluzione. Non è sempre vero, ma lo è quasi sempre. Infatti in questa gen il 4K è già stato raggiunto a 30 fps, nella prossima ci sarà il consolidamento di questa risoluzione, per cui le risoluzioni, ovviamente, con la risoluzione contraddistingue la densità e la quantità di pixel presenti in uno schermo, quindi con una risoluzione verticale e orizzontale. Occhio ragazzi però, perché questo valore, la risoluzione, non definisce la densità di pixel che voi visualizzate a schermo, bensì la quantità di pixel che sono presenti sul vostro schermo, quindi letteralmente quanti pixel riesce a riprodurre in quel momento o impostate per riprodurre il vostro monitor. E questo è importante perché per capire la densità dobbiamo capire quanto è grande il monitor di cui stiamo parlando. Una risoluzione HD 1280x720 su uno smartwatch è una risoluzione pazzesca, super mega definita, oltremodo esagerata. Su un TV 55 pollici una risoluzione HD è al limite dell'obsoleto, cioè una parola oltre l'obsoleto. Sì, infatti. Per cui lì la densità, che si può capire in PPI, è importante, ed è per questo che noi molte volte insultiamo la gente che la gente, anche i produttori soprattutto, perché sono proprio quelli in generale, esatto, che fanno i 4K a 27 pollici, che superano la soglia dei 110 PPI, che sono ultra mega super sufficienti per gestire quello che è la risoluzione alla distanza di gioco media di PC, perché esatto, il PPI 4K 27 pollici arriva a 160, oltremodo esagerato per quello che stiamo facendo. Perché il punto è proprio questo: se vale il discorso in negativo, quindi se vale quello che abbiamo appena detto del pannello del TV 50 pollici in HD che è orribile da vedere, vale anche il discorso in eccesso, quindi quando l'immagine è troppo densa di pixel, appunto il 4K su 27 pollici. Per questo anche che quando parliamo di console, il 4K è molto più significativo da usare, perché di solito, anche se la distanza è maggiore, lo schermo di solito è più del doppio, a volte veramente molto più grande, ma veramente di tanto rispetto agli schermi del PC, e questo comporta una densità di pixel molto più bassa. Un 4K 55 pollici ha una densità di neanche 80 PPI. È quello anche la differenza che si ha, perché comunque la dimensione della TV è abnorme rispetto a quella di un, più del doppio rispetto a quella dei monitor medi. Questa serie di video vuole essere improntata anche sull'ottimizzazione, ovviamente, perché noi vogliamo spiegarvi le varie impostazioni grafiche, però vogliamo spiegarvi anche perché e come toccarle per andare a ottimizzare il gioco. E ovviamente dalla risoluzione dipende praticamente la
il più grosso scalino per quanto riguarda le prestazioni, perché chiaramente mentre le altre impostazioni, toccandole, passandole da ultra a basso, possono portare un cambiamento, ma fino a un certo punto, passando dal Full HD al 4K, le prestazioni le abbattete proprio a merda. E lo stesso discorso che si può aggiungere a livello di performance del PC sull'aumento di risoluzione è che il carico è sempre più, la maggior parte, concentrato sulla GPU, mentre la GPU ad alte risoluzioni non incide praticamente più di tanto, per cui una differenza... La CPU. La differenza fra quello che potrà essere un 9900K o un 3700X in 4K a livello di processore, secondo me, poi lo vedremo, non sarà così devastante, mentre in Full HD conta tantissimo ancora. Questo primo video ritratta un pochettino quelle basilari a livello di impostazioni, e questa seconda che trattiamo è quella che probabilmente sconsigliamo e demonizziamo da quando abbiamo aperto il canale in generale, perché è quella che solitamente cappa le prestazioni del vostro hardware, per dirla in maniera comprensibile, semplice, user-friendly. Generalmente il V-Sync, diciamo il primo V-Sync che è uscito, funziona come un cap degli FPS. Noi abbiamo il cap a 30, avevamo il cap a 30-60, e così il frame rate non poteva superare quel tipo di risoluzione. Andava benissimo su chi aveva, soprattutto era molto utilizzato 4-5 anni fa, con le 900 e ancora quelle prima, perché se aveva l'aumento degli FPS sopra i 60 in Full HD abbastanza importante, ma allo stesso tempo i 144 Hz non te li tiravano dietro a 199 euro, esatto, come succedeva adesso, esatto, ma erano ancora più costosi di 350 euro, che all'epoca pensavi, minchia, un monitor 354 euro, adesso poi ne spendi 1000. Però i tempi cambiano, ovviamente 5-6 anni fa era totalmente diversa la cosa. Magari non tutti ne spendono 1000, però... In generale il V-Sync, la sincronizzazione verticale, è un parametro che voi andate ad attivare o disattivare, quindi non ci sono x-mila livelli da gestire come potrebbero essere tante altre opzioni grafiche, tra cui anche la risoluzione, chiaramente, perché ce ne sono miliardi, e serve tendenzialmente a ovviare quello che è il problema del tearing. Quindi quando la produzione di FPS da parte della scheda video va troppo oltre quella che è la riproduzione dei pixel, dei frame, scusate, a monitor. E questo crea il famoso effetto taglio dell'immagine, cioè c'è l'immagine precedente sopra e l'immagine sotto, che fa un effetto taglio che è orrendo a vedersi. È una delle cose che spezza completamente il videogioco, insieme allo stuttering, è una delle veramente delle piaghe del PC gaming. C'è anche l'Adaptive V-Sync, che non è altro che un'evoluzione con diversi scalini, però anche lì serve fino a un certo punto, per cui sì, può servire, però diciamo che è principalmente perché ho un monitor 75Hz o 60Hz, e quello era lo scopo principale nato dal V-Sync. Questo l'unico motivo per cui lo possiamo aver consigliato in passato, in generale, è nel momento di mezzo tra l'aggiornamento del PC e l'aggiornamento del monitor. Esatto. Cioè, se avete appena comprato il PC nuovo, super bomba, ma avete ancora il monitor vecchio che non riesce a reggere, allora dice vabbè, attiva il V-Sync finché non compri il nuovo monitor e pace. Però io preferisco di solito fare il contrario, sempre aggiornato prima il monitor e poi il sistema. Però un altro tipo di parametro che spesso e quasi sempre vi verrà segnalato da poter modificare sono le ombre. Dobbiamo veramente spiegarvi cosa sono le ombre? Ombre cinesi. Di base questo parametro serve a definire appunto la qualità delle ombre, quindi più alto è il filtro, tendenzialmente più definite saranno le ombre e meno verranno, diciamo, sfocate dal gioco. Quindi per renderle più leggere a livello di rendering dell'immagine, tendenzialmente appunto con l'abbassamento del filtro il gioco tende a sfocarle, renderle meno definite, mentre se il filtro è impostato su alto, su ultra o quello che è l'impostazione del gioco a cui state giocando, l'ombra sarà molto più tagliata, perfetta, giusta, cioè nel senso. Questo è uno dei parametri però che non incide esageratamente sul tipo di sui frame rate che fate. Infatti è la classica opzione che spammate a ultra se ce la fate, ma poi nel caso non ce la fate non andate a toccare, non è la prima che vi viene a toccare. No, infatti. Di certo c'è un miglioramento, un peggioramento dei frame, però non è quella che vi fa cambiare
dire cazzo non la reggo per cui devo cambiare, cazzo devo abbassarla perché non... È un parametro che poi ovviamente varia dal videogioco, non è così influente a livello di frame. Probabilmente vi stiamo facendo passare adesso delle immagini per darvi degli esempi un po' più concreti di quello che stiamo dicendo, però tendenzialmente il consiglio potrebbe essere quello di, ovviamente se avete l'hardware per far girare le opzioni grafiche a una determinata risoluzione, se avete una scheda video che fa girare tutto solo a basso non ve lo diciamo neanche ovviamente. Secondo me però è abbastanza elementare, ma è uno di quei dettagli che spezza l'immersione, nel senso che se fatta male e messa in basso, in low, e in alcuni giochi si vede veramente, va a spezzare quella che è l'immersione in game, a me tanto cara, che è veramente importantissima, se non fondamentale, non importantissima. Per cui alcune volte, dipende dal gioco, può essere, soprattutto se è un gioco in prima persona, tipo, non so, mi viene in mente, in Cyberpunk, secondo me sarà possibile vederlo chiaramente, questo tipo di differenza. Poi dipende dal gioco, detto così. Poi ci sono anche gli early access che ce le hanno sviluppate col buco di culo, praticamente, le ombre. Quindi le vedete proprio male a prescindere da come le impostate. Queste, ragazzi, sono le prime tre pillole, è il pilot di questo tipo di video. Sostenetelo con mi piace a manetta e soprattutto commentate e mettete, diciamo, la vostra opinione e qualche altra cosa che vorreste vedere. Magari. Esatto. Perché noi abbiamo qua la listozza già fatta. Noi ne abbiamo raccolti un botto in generale perché ci siamo concentrati su praticamente i principali, però sappiamo che ce ne sono tanti, magari anche dipendenti dal gioco, ad esempio... mi viene in mente GTA 5 che ne ha tipo infiniti di filtri grafici, quindi fateci sapere nei commenti se c'è magari qualcosa di specifico e per darci delle idee nel caso in cui non avessimo raccolto informazioni ancora sui determinati filtri. Quindi fateci sapere, appunto, come detto, con un bel like se vi piace questa serie di video e noi ci vediamo alla seconda puntata. Alla prossima, ragazzi.